Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Davide Calopsite. Allora, non vedete Ughegina perché siccome oggi è una bella giornata, non tira vento, comunque c'è il sole, allora vi sto facendo prendere un po' di aria, magari dopo vi faccio vedere dove li ho messi. Oh, allora, prima di iniziare con questo video, vi ricordo sempre l'altro mio canale, Amici con la coda di Davide, che lo trovate comunque, lo vedete, c'ho la mosca che mi gira attorno. Lo vedete direttamente sul canale di YouTube, c'è scritto il canale, quindi cliccate anche là, andate a iscrivervi anche là e guardate i video ovviamente anche là. Continua sempre il concorso per quanto riguarda le interviste, quindi mandatemeli su davidepanella@gmail.com tutte le informazioni e insomma le richieste e quello che dovete fare lo trovate sul trailer del canale. Ok, di che parliamo oggi? Oggi parliamo di come prevenire le malattie dei pappagalli. Premetto, non sono un veterinario, quindi il suggerimento che vi do io è come possiamo, riusciamo anzi, a prevenire appunto le malattie stesse. Dall'occhio, si sa che quando una persona sta male, se riesce a prenderla prima del tempo, ben venga, prima che si complicano le cose. Le stesse cose valgono anche per gli animali, quindi quello che vi sto per dire io, e c'ho sta mosca che mi gira sempre attorno. Quindi ritorniamo a noi. Allora, quindi i campanelli di allarme che vi vado a comunicare io è soltanto, cioè si ferma al primo step, cioè quello che noi riusciamo a capire con l'occhio, pur non essendo veterinari. Il secondo step poi sarà ovviamente prendere il nostro animaletto di compagnia e portarlo al veterinario per farlo curare. Allora, dove ci possiamo accorgere noi che il nostro animaletto sta male? Prima di iniziare diciamo, elencarvi le varie cause che potrebbero portare a una malattia, o meglio, elencarvi comunque il campanello d'allarme che serve per prevenire le malattie, ci sono tre cose importanti da ricordare per prevenirle proprio. La prima è la collocazione della gabbia, l'igiene della gabbia e un'alimentazione varia. Allora, la gabbia dove deve stare? La gabbia deve stare in un luogo luminoso, ma non a diretto contatto con i raggi solari, e deve stare in un luogo dove non c'è corrente d'aria, perché quello è micidiale, fa venire la polmonite e quindi comunque si ammalano facilmente. Poi l'igiene, la gabbia deve essere completamente pulita, sempre, l'acqua deve essere sempre fresca, il posaio deve essere pulito, la mangia deve essere pulita, il basamento deve essere pulito, quello è essenziale, e l'alimentazione, come sappiamo tutti, deve essere varia e fresca. Quindi non diamogli soltanto i semini di commercio perché quelli non danno l'energia necessaria per la vita quotidiana del nostro amico pennuto. Ok, detto questo, adesso passiamo direttamente alle varie situazioni che si possono vedere con l'occhio e che comunque servono per farci capire che il nostro animaletto non sta bene. Quindi vi mettete là e cominciate a guardarvelo perché è un vostro e un nostro dovere. Allora, come si manifestano? Oh, ripeto, sono le prime, quindi in pratica poi sono quelle più evidenti che ci costringono e ci devono far capire che l'animale deve essere portato al veterinario perché c'è qualcosa che non va. Allora, l'uccello è scarsamente vivace. L'uccello sta sempre fermo, cerca sempre di isolarsi, si mette sempre a un angolo, non si muove quasi mai. L'uccello non sta bene, perché comunque c'è qualcosa che non va, perché è troppo debole. Poi le piume le tiene arruffate, qualcosa non va. Perché di solito i pappagalli arruffano solamente quando, ad esempio, si stanno toelettando e poi si danno una sgrollata in pratica. Quindi in questo caso, se sta sempre con le piume arruffate, qualcosa non va. È poco vivace e ha sempre gli occhi socchiusi. Qualcosa non va. Poi il respiro affannato, quindi voi anche se vi avvicinate, lo vedete proprio che respira in maniera affannosa. Quindi, affannoso, non so se si dice. Comunque, il respiro affannato. Lì c'è qualcosa che non va, cosa importante. Poi si mette in un angolo, come dicevo anche prima, quindi si va a isolare. Ha la diarrea. Allora, veramente ci sono due situazioni. Ha la diarrea e comunque il cloache gli rimane imbrattato, oppure ha le feci dure.
E quindi anche in questo caso il cloche rimane impattato. Il cloche sarebbe il sedere in pratica, ok? Poi dimagrimento troppo costante, quindi comunque lo vedete troppo dimagrito, e ha una caduta delle piume. Quindi ricapitoliamo molto velocemente che sono le prime cose essenziali che ci servono. Ripeto, questa non è una teoria, cioè nel senso che comunque non è una diagnosi. Però è un modo pratico per capire che il nostro animaletto sta male, che comunque lo dobbiamo portare al veterinario. Ok? Allora, piume arruffate, sta sempre in un angolo da solo, mangia poco o mangia troppo, ha gli occhi socchiusi, il respiro è comunque eccessivo, quindi ha una respirazione eccessiva, ha la diarrea o le feci troppo dure. E il sedere, il cloache, rimane impattato. Quindi questi sono i campanelli d'allarme. Se vedete che il vostro animaletto sta avendo una reazione di queste, prendetelo e portatelo immediatamente al veterinario. Ok? Allora, questo era il video. Vi ringrazio sempre tutti quanti, sia per le iscrizioni su questo canale Davide Calopsite, sia per le iscrizioni su Amici con la coda di Davide. Vi ricordo di passare anche sull'altro canale, così vi andate a scrivere, e vi ricordo le interviste, grazie a tutti coloro che già me le hanno mandate. Mi raccomando, accelerate i tempi perché vorrei fare questo video prima di partire per la Croazia. Mi raccomando ragazzi, fate i bravi, io vi saluto, vi faccio vedere dove ho messo Gineugo, ciao! Eccoli qua, siccome è una bella giornata di sole, tira un po' di aria però era calda, ho deciso di farli stare un po' fuori. Gine, 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 non si fa, non si fa. Eccoli qua, belli pacifici. A proposito, me ne ero dimenticato un'altra volta, scusami. C'è un canale che io vi consiglio di andare a vedere, che si chiama The Jack Channel. È un genere totalmente diverso da questo qui, però è un canale molto divertente e simpatico, e vi consiglio perché il ragazzo è bravo e divertente. Lo sono ricordato? Ok, ciao.